Quella di domani sarà sicuramente una partita che può aggiungere valore a quanto di buono fatto nella partita precedente contro il Crotone. Chiaramente bisognerà presentarsi all'appuntamento con lo stesso atteggiamento. Il Cerignola e Michele Pazienza vogliono continuare a vincere, vogliono dar seguito al successo di prestigio ottenuto 8 giorni fa a Crotone. Arriva il Latina al Monterisi con fischio d'inizio domani previsto alle ore 17:30. Ci vorrà per gli ofantini lo stesso atteggiamento apprezzato la scorsa settimana sul campo della vice capolista del Girone C. Bisognerà violentarsi mentalmente nella partita di domani perché a livello inconscio potremmo arrivarci con un pizzico di presunzione venendo da un risultato importantissimo contro un avversario fortissimo e quindi a livello inconscio qualcosa potremmo cedere, potremmo perdere, ma ho riparlato anche oggi con i ragazzi e mi aspetto la stessa determinazione, le stesse motivazioni che avevamo nella partita di domenica. Perché la gara di domani ci può dare continuità, ci può dare maggiore autostima, maggiore fiducia, può andare a determinare quella che è l'attuale classifica andando a scalare qualche posizione. Mancano due partite che chiaramente dovremo affrontare una per volta e domani bisognerà dare tutto fino al 95esimo per raggiungere un risultato che per noi potrebbe essere importantissimo. Vincere dunque, e non solo perché è l'ultimo appuntamento casalingo della stagione regolare, ma anche perché l'attuale quinto posto è ancora migliorabile, sarebbe importante raggiungere almeno la quarta piazza in chiave playoff. Il Latina, l'avversario del Cerignola, si gioca invece una buona fetta delle proprie chance di partecipare agli spareggi per la Serie B. Domani ci sarà un avversario che comunque viene a giocarsi un posto nei playoff, viene a giocarsi un qualcosa di importante, un qualcosa che sicuramente alza l'attenzione e alza le motivazioni degli avversari. E questo noi lo dobbiamo sapere, noi dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo sapere che la partita di domani sarà una partita complessa. Serve vincere per la rincorsa a Pescara e Foggia, serve anche e soprattutto questa volta la spinta del pubblico cerignolano. Quando parlo di importanza della gara, sia a livello di classifica, sia a livello di continuità, di autostima, l'importanza, lo dico perché lo debbano capire anche i nostri tifosi. E domani c'è la possibilità di dare una mano a questi ragazzi che hanno speso tanto fino ad oggi, sia a livello mentale che a livello fisico. E domani per raggiungere il risultato ci sarà bisogno anche di loro, della loro spinta.